E passare al nostro ultimo intervento della mattinata che avviene, che avviene da remoto. Quindi do il benvenuto al professor Ferrario che ci ha seguito fin dall'inizio e che quindi sa tutto quello che è successo. È docente di teologia sistematica alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che ha al suo attivo tanti libri, è possibile veramente imparare molto e che è anche conoscitore profondo di Bonhoeffer e anche divulgatore. Ci sono anche alcuni testi, e quindi gli darei la parola. Anche lui ha scelto un titolo molto carino per la sua relazione, che ci spiegherà, e quindi note sulla dottrina del peccato originale. Grazie Fulvio di essere con noi, ti do la parola molto volentieri. Grazie, grazie a voi anche per aver accettato la mia sovrapposizione di appuntamenti. Ho fatto bene per molte ragioni, ma ad ascoltare la giornata, ma anche perché ci saranno parecchi intrecci che io non potevo sapere, pur abitando sullo stesso pianerottolo, diciamo, col professor Nof, che non abbiamo concordato nulla, ma credo che la sua relazione, spero che la sua relazione mi permetterà di abbreviare la mia, e vi invito a condividere un PowerPoint che costituirà un po' la scaletta della, no, della mia conversazione. Il male è vinto, ma a quanto pare non tutto va come dovrebbe, e questo è il tema della riflessione cristiana sul peccato originale, che ruota intorno al nome di Agostino e alla sua dottrina, la dottrina del peccato originale. È sostanzialmente frutto della sua riflessione, così come anche l'interpretazione di Paolo, che poi è a monte delle riflessioni di Lutero. La teologia ortodossa, ad esempio, sia con la dottrina del peccato originale, sia con la dottrina della giustificazione, ha le sue difficoltà, perché appunto è un frutto occidentale, condiviso nel conflitto delle interpretazioni tra cattolici e protestanti. Ma credo che questa sia, diciamo, questa matrice agostiniana è una delle ragioni per cui alcuni di noi, io per esempio, credo, poi non so se sia vero, ma ho la presunzione di comprendere il cattolicesimo, salvo poi come dire, discuterlo, ma di comprendere il cattolicesimo, mentre sovente, e qui l'Ucraina c'entra poco, cioè ben prima di quel che è successo, mi trovo senza parole di fronte al pensiero ortodosso, cioè proprio con una difficoltà di coglierne le categorie e le dinamiche. Perché siamo un po' tutti, sembra un insulto, ma siamo un po' tutti figli di Agostino. E il problema di Agostino è già stato evocato anche dalla moderatrice in latino: qual è la matrice, da dove viene il male? Satana, abbiamo visto, è finito giù. Dove è andato esattamente? Però neanche Nof che ce l'ha detto. Cioè, gli è andata male, però da qualche parte ancora appunto agisce. Agostino, ma la Chiesa antica, le religioni, perché ci sono molti intrecci anche con quello che abbiamo sentito nella prima relazione, addirittura nella seconda, vorrei dire, è quasi ovvio, quella di Rav di Porto, ma persino nella prima sono echeggiate problematiche in qualche modo trasversali e parallele. Il buon Agostino, nel riflettere sui testi biblici, bene o male che l'abbia fatto, questo lo vedremo, aveva di fronte due soluzioni. Una era quella da cui proveniva lui stesso, cioè sostanzialmente ci sono due principi, uno positivo e uno negativo. Questo vuol dire l'espressione
dualismo cosmologico, e il male ovviamente viene da quello negativo. È una soluzione semplice che però lui rifiuta. E ne adotta un'altra, neoplatonica cosiddetta. Io, scusate la volgarità, ma la descrivo un po' col modello del boccale di birra. Il pensatore, diciamo così, che l'ha proposta si chiamava Plotino, che appunto non è un pronipote di Platone, però è platonico, è una delle tante riletture di Platone nella storia dell'Occidente. Questo Plotino diceva che l'assoluto deborda come la birra male spillata, no? Che tende a fuoriuscire dal boccale per troppa schiuma e cade fuori. Così il divino che trabocca nella sua pienezza e precipita, e man mano che precipita si depotenzia. Quindi, diciamo, un depotenziamento del divino è all'origine di ciò che non è perfetto nel mondo. Agostino rifiuta entrambe queste soluzioni, dopo averle praticate, è stato sia manicheo sia neoplatonico, manicheo da mani, che era il fondatore di questa setta, chiamata manicheismo, che ha fortemente influenzato il cristianesimo. E che cosa dice Agostino? Cioè, qual è il nucleo della dottrina che poi è passata alla storia come quella del peccato originale? Prima vorrei vedere le due intenzioni fondamentalmente. Scusate tutti questi termini, ma è per riassumere. La prima è di dire di no al dualismo, questo l'abbiamo già visto. La seconda vuol dire di no anche al neoplatonismo, ma poi c'era il suo nemico del momento, che è anche il suo nemico nell'elaborazione della dottrina della grazia, perché la dottrina del peccato originale e quella della grazia sono in qualche modo gemelle, anche se non possiamo qui approfondirne i legami, ma sono molto profondi. Uno è questo, che sia l'una sia l'altra ce l'hanno con questo poveraccio di Pelagio, che sostanzialmente era uno che pensava che l'essere umano, se ci si metteva di buzzo buono, aveva la possibilità di venirne fuori, anche dal peccato. Facendo che cosa? Facendo il bene, molto semplicemente. Il peccato c'è se tu fai il male, ma se fai il bene, ne esci, ti tiri fuori dalla. Non è facile. Questo lo sapeva anche Pelagio, ma ce la puoi fare. E anzi, devi stare attento, anche lui l'aveva già capito, l'aveva già capito anche Paolo, l'aveva capito in tanti, devi stare attento a non esagerare né con la dottrina del peccato né con la dottrina della grazia, perché se esageri corri il rischio di giustificare la tua pratica del male. Faccio il male perché il peccato è più forte di me e comunque c'è la grazia che mi salva e quindi io sono autorizzato a fare il male, pericolosissima. Questa dottrina, e lo è in effetti, sia quella del peccato sia quella della grazia, e lo sappiamo. Agostino cerca di far quadrare il cerchio, come del resto il libro di Enoch, come del resto un po' tutti l'abbiamo sentito, cerca di far quadrare il cerchio dicendo che il male non viene da Dio né da un antidio, bensì dal peccato. Allora dice, beh, allora ha ragione Pelagio, non proprio, non proprio, anzi per niente, secondo Agostino, che non era uno che, come dire, il compromesso, la sfumatura, eccetera, non sempre erano nelle sue corde, non certo nei confronti di Pelagio. Il male ha a che vedere col peccato, ma, appunto, si tratta di un peccato che ha due dimensioni. Da un lato, certo, è il male che faccio io, non ho pagato la contribuzione alla Chiesa, cioè questo qui è una cosa che io ho fatto, potevo far diversamente, questo è il mio peccato, il quale però, già come possibilità, come mai ho fatto questo, certo, perché sono un tanghero, però non basta, secondo Agostino, come spiegazione, ha una radice più profonda. Ha una radice più profonda che ha a che vedere con la condizione. È una condizione e non un evento.
anzitutto. Però c'è anche l'evento che Agostino individua nella disobbedienza di Adamo ed Eva. Questa disobbedienza ha comportato, ma penso che posso andare abbastanza veloce, perché questo fa parte, diciamo, di un catechismo. A volte viene, anzi, in genere viene banalizzato, sia da chi la difende sia da chi la critica, tutto questo discorso che adesso faccio. Però nella sua struttura è abbastanza semplice. Esiste una colpa originaria che sarebbe, secondo Agostino, quella di Adamo ed Eva, e che si trasmette mediante la generazione, modello AIDS. La concupiscenza, cioè il desiderio fuori controllo, sessuale ma non solo, ha molto a che vedere con questo peccato. Cioè sembra che, perché Agostino era un fine conoscitore della condizione umana e anche di tante altre cose, c'è molta ermeneutica, c'è molta linguistica, c'è anche un po' di psicanalisi nell'opera di Agostino. Era anche un buon cliente, diciamo, per lo psicanalista, una cosa complessa. Però lui stesso era forte nell'autoanalisi, anzi ha inventato da un certo punto di vista l'arte occidentale dell'autoanalisi, le confessioni. Sono un testo in qualche modo veramente che introduce un paradigma. Quest'uomo occidentale che si guarda allo specchio, che ragiona, che lavora qua, là, su e giù su se stesso, chi sono, chi non sono, da dove vengo, dove là. Ha molto a che vedere con Agostino, no? Certamente nella sua opera la sessualità è molto legata proprio all'idea di peccato. Intanto perché è un buon simbolo, un desiderio difficile da controllare, che ha anche delle manifestazioni che si sottraggono, diciamo, alla parte consapevole e, diciamo, del cervello e che crede di agire autonomamente, mettiamola così, e che poi comunque nella generazione, che di per sé sarebbe una cosa buona, ma produce appunto la trasmissione del peccato. Teniamo presente che questa teologia si sviluppa in una mentalità monastica. Agostino ha dovuto smettere di fare il monaco per fare il vescovo, peraltro, ma ha un ideale monastico, e il monaco ha molti problemi, non solo il monaco per la verità, ma appunto assume un atteggiamento dialettico nei confronti della sessualità e lo elabora. Agostino poi dice di aver avuto in precedenza, fu invece un atteggiamento pochissimo dialettico, ma molto, diciamo, entusiasta nei confronti dell'esercizio della sessualità, e quindi ha di queste domande, di questi problemi anche sulla sessualità, e ha trasmesso, questo sì, l'ha trasmesso lui, e il suo peccato, diciamo, ha trasmesso indubbiamente al cristianesimo occidentale, quello orientale no, sembra non star meglio da questo punto di vista, ma ha altre radici, un atteggiamento preoccupato, mettiamola così, ed è un understatement nei confronti della sessualità. Sesso e peccato non sono la stessa cosa, questo lo sa anche Agostino, ma c'entrano molto l'uno con l'altro. L'impegno etico non basta per liberarsi dal peccato. Da questo peccato di fondo, da questo peccato, diciamo così, appunto fondamentale, nel senso che ha fondamento di tutti i singoli peccati, è il padre di tutti i peccati, e tu da questo non esci mediante l'impegno etico. I sacramenti ti aiutano, sono un po' come la dose booster. Cioè, riducono in modo la terza dose del vaccino, riducono in modo consistente le conseguenze della malattia, del peccato originale, ma non le eliminano, non ne cancellano fino in fondo. C'è una inclinazione, una predisposizione al male che perdura. E questo male, questa predisposizione può avere e ha conseguenze di grande rilievo, insomma. Si dice, io credo che siano categorie che ci aiutano poco, però si dice, e noi stessi,
Lo dobbiamo sempre spiegare, una delle domande classiche fatte al pastore protestante quando parla nella parrocchia cattolica, il pessimismo antropologico, cioè la visione pessimistica dell'essere umano da parte dei protestanti. Sembra che i protestanti siano pessimisti, che la vedano sempre nera, mentre invece altri sarebbero più ottimisti, guarda come sorridono. Allora, è una categoria, secondo me, che ci aiuta pochi, ottimismo, pessimismo, aiutano pochissimo. In questo campo e anche in altri, per la verità, credo che però si possa dire che per Agostino la caduta di Satana dal cielo non ha risolto tutti i problemi. Come nell'intervento, concludendo una delle sue risposte, il professor Nofke dice: il dragone nell'Apocalisse ormai è messo malissimo, solo mena qualche colpo di coda. Che però già per chi scrive l'Apocalisse è abbastanza consistente perché lo confina nell'isola di Patmos. Ma molti altri sono costretti a lavare le loro vesti nel sangue dell'agnello, cioè l'Apocalisse è un testo scritto in mezzo a una strage. Per cui è vero che è verissima, è la tesi del libro, il dragone è un poveraccio di dragone che se la passa proprio male, però i colpi di coda che mena, qui proprio mena nel senso della vecchia traduzione, non come quello che era menato dai quadri. I colpi di coda del dragone sono micidiali, cioè non devono essere banalizzati. Bisogna sapere che la partita è già vinta. Questo è il messaggio di Paolo, diceva Eric Knopf, che anche dell'Apocalisse: la partita è già vinta, ma le conseguenze dei colpi di coda, dal punto di vista dell'esperienza del singolo e anche del suo rapporto con la salvezza, sono notevolissime. Il peccato può avere conseguenze catastrofiche. Non so, mi è venuta così la diapositiva. Se non avete visto Johnny Stecchino, rinuncio a spiegarla perché bisognerebbe fare tutta un'ermeneutica di Johnny Stecchino, no? Però uno a un certo punto si chiede, e molti se lo chiedono per esempio anche durante la confessione di peccato nel culto evangelico. Ma si può sapere gentilmente che cosa ho fatto di così drammatico in questa settimana da separarmi radicalmente persino dalla misericordia di Dio? Cioè, che cosa nel mio peccato è proprio così grave? Talmente grave, qui mi richiamo anche all'ultima parte dell'ultima risposta di Eric Nofke. Talmente grave da rendere necessario l'atroce morte di Gesù sulla croce per rapacificare Dio con me, secondo un'altra dottrina, questa sviluppata in particolare da Anselmo d'Aosta, ma effettivamente abbastanza truculenta. Qualcuno, ho letto da qualche parte, che sarebbe, Anselmo sarebbe all'origine, della violenza nel cristianesimo, per esempio nei confronti dei anche se non di tutta. Questa mi sembra un po' eccessiva, povero Anselmo. Però effettivamente la domanda che c'è dietro il pensiero di Anselmo è questa: ma si può sapere che cosa nel peccato è così micidiale? Allora, l'esegesi contemporanea è concorde, per quel che ho visto, nel dirci che Genesi 3, cioè il racconto detto della caduta, il racconto biblico della caduta, poi ci sono cadute, abbiamo sentito, di angeli, altri vigilanti o meno, eccetera, eccetera, ma insomma, di Adamo ed Eva, la colpa dei progenitori, beh, è vista in Genesi 3 di per sé in modo un po' diverso da come la vede Agostino, anzi molto diverso. Io vi dico la verità. Mi sono concentrato nella preparazione di questa relazione su il 90% delle letture suggerite dal mio collega Daniele Garrone, che ringrazio, riguardavano Genesi 3. Alla fine no, non è che ci abbia capito tantissimo, però ho capito che per il mio tema era meno centrale, molto meno centrale di quanto pensassi all'inizio. Comunque, invece, per Agostino e la tradizione cristiana problemi non ci sono. Esistono alcuni testi biblici chiarissimi che spiegano qual è il problema. Allora, uno, appunto, Genesi 3, la questione del frutto,
dell'albero, che poi sono due, eccetera, insomma, la sapete bene. Nel peccato sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, Salmo 51, ma qui Daniele Garone ha scritto molto e potete trovare la spiegazione. L'interpretazione di Genesi 3 e dell'evento della grazia di Cristo in Romani 5 da parte dell'Apostolo Paolo. Allora, come va valutato questo dossier biblico? Detto in termini brutali. Il dogma del peccato originale ha un fondamento biblico? Allora non è per prendere un atteggiamento apologetico a priori, però devo proprio dire che così la domanda è mal posta. Mi ricorda la domanda, io ho un amico appassionatissimo a questo tema, lui deve spiegarci che nell'Evangelo di Marco non c'è dogma trinitario. Ma io gli dico, ma certo che no, naturalmente no, anche perché il dogma trinitario viene definito tra il IV e il V secolo, quindi non poteva esserci nell'Evangelo di Marco. Quindi certamente la presunzione di Agostino che nella scrittura c'è bello e cucinato il suo dogma del peccato originale, ecco, è una lettura che noi non possiamo più condividere. Lui la faceva in effetti, ma noi non possiamo più condividere. Cosa ci dice la Bibbia? Attenzione, non tanto del peccato originale, anticipo già una conclusione, ma dei problemi che noi colleghiamo all'espressione peccato originale. Allora, prima cosa, effettivamente la croce di Gesù. Cioè, l'ultima parte della risposta di Nofke. Gli autori del Nuovo Testamento dicono, ma se l'amore di Dio si è rivelato nella croce di Gesù, beh, deve esserci qualcosa di serio, perché la croce di Gesù è un evento drammatico. Questo si può riassumere nei termini dell'odierna teologia cristiana, si potrebbe dire così. Noi sappiamo che c'è qualche cosa che chiamiamo peccato, cioè che noi siamo in una relazione con Dio, che se non fosse per lui, per Dio, sarebbe problematica. Beh, questo lo impariamo da Gesù. La fede cristiana ritiene che la croce di Gesù è anche la rivelazione del problema dell'essere umano. Certo, glielo rivela dicendogli che è già risolto, un po' nel senso che ha detto Nofke prima, cioè tu apprendi nella grazia che sei peccatore. Questo è proprio detto in termini schematici. Se io dovessi dire, ma c'è un testo che ti dice che il tuo rapporto con Dio ha bisogno di Dio stesso, io direi, ma sono alcuni testi che dicono che Gesù è morto sulla croce. Naturalmente vanno interpretati, Nofke in 2 minuti ha detto alcune cose molto importanti, vanno interpretati, sono complessi. Già spiegare un'espressione di Gesù doveva, molto felice secondo me quell'esempio, cioè felice perché indica la complessità del problema. Cosa vuol dire che Gesù doveva soffrire? E ne è stata spiegata la struttura. La fede cristiana dice, se è andata così, vuol dire che senza Dio noi saremmo nei guai. Detto questo, però, forse possiamo guardare più da vicino alcuni testi e vederne la loro lettura a partire dal nostro problema oggi, però. Appunto, uno è Genesi 3. Ho segnato le mie fonti perché ne manca una rispetto a quelle che mi sono state segnalate, che è un libro molto importante, James Barr, che ho letto, però che mi ha aiutato meno a affrontare il problema. Allora, Genesi 2, Genesi 3, cioè il cosiddetto secondo racconto della creazione, lo sapete tutti, è un racconto unico. Quello che noi sappiamo oggi e che non sapevamo una volta, per esempio, io ricordo benissimo, mi era stato insegnato in qualche modo già il catechismo, che Genesi 2, 3, cioè Dio che plasma l'uomo come il vasaio, eccetera, 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 è un racconto un po' naif, molto antico, mentre invece l'inno di Genesi 1, in principio Dio creò il cielo e la terra, eccetera, eccetera, è un canto elaborato, molto successivo, eccetera, eccetera. Oggi prevale la seguente interpretazione. Genesi 1 la pensa un po' come Nofke, cioè dice, insomma, tutto era buono e anzi alla fine molto buono, molto buono. E l'autore di Genesi 2:3 dice, però non sembrerebbe, insomma, c'è qualche cosa che ancora non quadra.
ci sono alcuni problemi. Per esempio, devo lavorare come un dannato per avere un raccolto miserrimo. Sono molto interessato ai rapporti coniugali, alla sessualità, anche al rapporto con mia moglie, ma persino in questa intimità c'è un sacco di violenza. L'esistenza è precaria, dura poco, aspettativa di vita intorno ai 30-35 anni, quando il testo è stato scritto. L'esistenza è molto precaria. Dio è buono, allora dov'è il senso di questo, il positivo, no, che diceva, insomma, il peccato serve anche a qualcosa di buono, ma a che cosa? L'autore di Genesi 2-3 è abbastanza scettico, anche Genesi 1 sa che c'è qualche cosa che non è come dovrebbe. Sembrerebbe concentrarlo in un termine, l'abisso, l'abisso. Nell'abisso ci sono un sacco di cose un po' strane, per esempio i mostri marini. Però, insomma, le cose nella sostanza vanno bene. Genesi 2:3 dice: non così tanto, ma quella dei due progenitori è una colpa. Non entro su questo, la faccenda è discussa. C'è chi dice: ma no, non è una colpa, è che diventano grandi, diventano maturi, sono più consapevoli di prima, conoscono il bene e il male, la consapevolezza è una responsabilità. Altri invece dicono: sì, ma tutto questo ci sta, ma il racconto intende spiegare che la vita è dura, detto in termini molto semplici. Allora, nella lettura che, diciamo, ne do io dopo aver letto un sacco di gente, direi questo. Genesi 2:3 dice che c'è qualche cosa nella creazione che non è come dovrebbe essere, e questo ha un qualche ra rapporto con la colpa. E poi c'è la benedizione, naturalmente, i vestiti, le pelli, eccetera, eccetera. Quindi è possibile vivere in un mondo che non è come dovrebbe essere, neanche come Dio lo voleva. Il diluvio, per certi aspetti, che viene nella sostanza da un'altra bottega, cioè non da chi ha scritto Genesi 2:3, però affronta problemi analoghi. Cioè dice: insomma, questa creazione non è l'ideale. E Dio deve prendere un'iniziativa. L'iniziativa di Dio a me ha sempre ricordato, oggi viene spesso chiamata decreazione, a me ricordava molti di voi, i meno giovani, quelli che hanno la mia età, si ricordano dei primi computer, non c'era ancora Windows, eccetera, eccetera, no? Allora ogni tanto si impalla, anche questi si impallano, ma meno. Ogni tanto si impallavano. Allora c'era sempre l'amico informatico che ti aiutava. Ma a volte anche lui ricorreva alla soluzione più traumatica, spegni e riaccendi. Cioè questa era proprio, diciamo, la soluzione crash, che per il computer era una bella botta. C'era anche la versione soft, reset, che almeno non gli dava la botta elettrica, diciamo così, no? Però sostanzialmente era lo stesso, costringeva la macchina a ripartire senza, come dire, prendere a pugni proprio l'hardware. E il diluvio è un po' una specie di reset, cioè è come se a un certo punto Dio dice: basta, con queste carte non posso più giocare, bisogna rifare il mazzo. Però l'esito non è un granché, perché dopo è ancora la situazione, è ancora l'essere umano è incline al male. Quello che vuol dire il diluvio, se capisco bene, non è molto diverso da quello che vuol dire Genesi 3. Però Dio, come in Genesi 3, concede le pelli e mantiene una relazione costruttiva, cioè la vita è possibile, anzi è la vita che noi viviamo, pur nella situazione critica. Anche la malvagità umana, come la descrive il diluvio, va gestita. E c'è Genesi 9, dove viene data, diciamo, è un testo interessante perché tu vedi il senso della legge e della forza. Non legge qui nel senso di Paolo, eccetera, ma proprio la legge, però un po' nel senso di Lutero, dell'uso politico della legge. La legge come tentativo di arginare
politicamente il carattere belluino dell'essere umano. Ad esempio, sei violento, vabbè, ammazza gli animali. È una tragedia, secondo il Genesi, il fatto che l'essere umano per mangiare uccida. Comunque fallo, però non uccidere l'altro essere umano. Se uccidi l'altro essere umano, uccidiamo te. La pena di morte viene istituita Genesi, non vuol dire che io sia d'accordo, ma Genesi 9 considera la pena di morte come una specie di contrappasso. Poi abbiamo altre risposte che sono già state tutte evocate, quindi la faccio corta su questo. Chi la vede più semplice, mi permetto di dire, adesso non per banalizzare, ma è la sapienza classica, quella degli amici di Giobbe, che vengono sempre bastonati. Io non ho mai capito questo perché gli amici di Giobbe sono cattivi, sono stupidi, mentre invece io ritengo che siano degli ottimi pastori. Falliscono, falliscono e Dio li condanna. Ma non è che non ci provino, è che non ci provino bene, ma questo è un altro discorso. Però gli amici di Giobbe sono cattivi, mentre invece il Salmo 1, che dice la stessa cosa che, se ho capito bene, che dicono gli amici di Giobbe, cioè che se sei bravo vai bene, se non sei bravo sei come pula che il vento disperde. Il Salmo 1 invece è cattivo. In ogni caso, certo, Giobbe dice, caro Salmo 1, cioè lui lo dice agli amici, ma anche la sapienza del Salmo 1, il male viene dal fatto che tu non fai quello che devi, non basta, dice Giobbe, non basta. Dio non me l'ha spiegato bene, ma io continuo a litigare con Dio, sostanzialmente, mentre Coelet se la piglia un po' più, dice, lasciamo perdere, va, occupiamoci di cose dove riusciamo a cavare un ragno dal buco e che non finisce come dopo un convegno di 3 giorni che dice ma il problema è aperto, dice Coelho, facciamo quel che possiamo. Giobbe invece non molla, non riesce a farsela, non dico facile, neanche Coelho si rende la vita facile, ma Giobbe meno ancora. Salto questa diapositiva perché ha già detto tutto e anche di più, Nofke, cioè la versione del problema nel Nuovo Testamento è che il demoniaco è all'opera, Dio è buono, Dio ha vinto, ma il demoniaco è all'opera e Gesù combatte. Non ci dà una, è già stata usata la parola, quindi la uso anch'io, non ci dà una teodicea, cioè non ci dà la risposta a tutto quanto, cambia spesso il discorso quando gli viene posta la domanda di chi ha peccato, l'abbiamo sentito. Anche questa diapositiva è abbastanza superata da quello che ha detto Erich Nofke. Il peccato originale, la condizione di peccato, il diluvio, il problema di Giobbe, gli esorcismi di Gesù vengono compresi da Lutero esattamente come diceva Erich Nofke, cioè il mondo è un campo di battaglia. Questo è il nucleo di un libro un po', cioè, difficile e a me non simpatico, come il De Servo Arbitrio. Però Lutero dice, tu sbagli, lui ce l'ha con Erasmo e lo tratta con la stessa cortesia, diciamo, con cui Agostino tratta Pelagio, eccetera, eccetera, cioè botte da orbi. Ma c'è un punto su cui Lutero chiama la riflessione anche odierna, ed è il seguente, il mondo non è un tavolo da biliardo perfetto, dove la palla può correre e se tu la tiri va esattamente dove tu la tiri e nessuna forza esterna inci. Non è così. Noi siamo come la limatura di ferro su un foglio di carta con sotto le calamite. Siamo sbattuti di qua e di là. Non siamo, per usare un'espressione che ricorre, è entrata anche nel gergo sportivo, infelicemente, dal mio punto di vista in questa situazione, non siamo padroni del nostro destino. Cioè, non esattamente quello che voleva dire Agostino da questo punto di vista, non tutto dipende da noi, che non vuol dire che noi non c'entriamo, c'entriamo moltissimo, ma non tutto dipende da noi. Questo è il De Servo Arbitrio, secondo Lutero. Concludo con alcune tesi. Naturalmente provvisorie, guardate, chiunque, qualunque professore dice sempre provvisorie, non si sa mai, perché magari vengono messe in fuori gioco dalla relazione successiva, oppure da quella precedente che tu non conoscevi. Conclusioni dogmatiche provvisorie. Allora, la storicità dell'evento primordiale,
L'idea della trasmissione ereditaria, una causalità modello AIDS. La relazione specifica con la sessualità vanno, credo, abbandonate, non ci si può fare più niente oggi. Se c'è un'eredità odierna della dottrina del peccato originale, risiede nelle seguenti osservazioni. A. Il male non è semplicemente la sommatoria di tutta la malvagità umana, lo sapeva già il primo libro di Enoch. Esatto, questo è. D'altra parte, la categoria di peccato dice che c'è un rapporto tra il male e la mia vita. Il posseduto, prendiamo il linguaggio del Nuovo Testamento, un grande esegeta che io ho molto amato, adesso ha torto su tutto, però si è discusso di lui per 100 anni, si chiama Keseman, lui diceva, amava le tesi radicali, no? Lui diceva che le storie degli esorcismi svolgono nel Nuovo Testamento la stessa funzione che la dottrina del peccato originale, lui diceva ancora, svolge nell'antico, diciamo, svolge nella teologia di Agostino. Cioè c'è questo male che è lì, che ti interpella. Tu entri in relazione col male, sei indemoniato, non dipende da te, però fai delle cose brutte. Ecco, questa situazione. Poi, vabbè, c'è un piccolo tema che non affronto. Esiste un rapporto tra la condizione di peccato e la dimensione cosmica del male. Cito solo un versetto il salario della morte è il peccato. Qualunque cosa voglia dire morte, lì c'è un piccolo tema che si potrebbe approfondire, ma non lo faccio. Ultimo, se ne esce solo mediante la grazia. Qual è il testo biblico? Non ne esiste uno. Le riflessioni che si sono espresse nella dottrina del peccato originale e che noi dobbiamo oggi riformulare hanno a che vedere con il mondo rappresentativo che ho evocato e che meglio di me, prima di me, ha evocato Erich Nofke. Questo vuol dire anche che non è che con ciò il male è spiegato, è semplicemente descritto. È come Genesi 3, non spiega la situazione umana, ma la descrive. Tutto il resto l'ho già detto, le altre due diapositive le ho già illustrate e quindi vi ringrazio per l'attenzione e chiudo qua. Grazie mille.